Bene, gente, pare incredibile, ma sembra che siamo davvero arrivati alla fine di questo monumentale, gigantesco fuck. Ammetto che siete stati molto più eloquenti e curiosi di quanto mi sarei immaginato, cosa che mi fa tremendamente piacere. Non potete neanche immaginare quanto sia contento di aver potuto fare più di 20 video rispondendo alle vostre domande. E alcuni video sono venuti anche lunghi. Lo ammetto, spesso più lunghi di quanto fosse mia intenzione fare, ma quando uno parla tende a lasciarsi trasportare alle volte, no? Tuttavia, prima di chiudere tutto questo ciclo, abbiamo ancora una persona a cui rispondere. E quella persona è me! Avete capito bene. Seguendo il consiglio del buon Larenz, farò come Gigi Marzullo, ovvero mi farò una domanda e gli darò risposta. E in maniera simile a quella che avete posto voi, sarà una domanda semplice, a cui tuttavia avrò modo di rispondere in maniera piuttosto eloquente, lunga e magari noiosa. E la domanda in questione è: pensi di aver imparato qualcosa da questa tua avventura su YouTube? E la risposta è sì! Va bene, sarò più dettagliato. Stando qui su YouTube ho imparato tante cose, onestamente anche in questo caso molti più di quanto me ne sarei immaginate. Innanzitutto ho imparato, almeno un po', certo non in maniera professionale, neanche lontanamente, ad usare programmi di montaggio video. Una volta preso la mano non è neanche così difficile, e in realtà è anche una delle parti più divertenti di questo hobby, se cominci ad appassionarti. Onestamente, se non ti piace montare video, non potrai mai fare video su YouTube, a meno che non hai qualcuno che li monta al posto tuo, ma lì devi essere fortunato. Ma in realtà imparare a usare programmi di montaggio video è importante non solo per me, ma anche perché ora, quando vedo un video fatto da qualcun altro, per me è molto più facile capire quanto lavoro ci sia dietro. E fidatevi che mi ha fatto rivalutare vari canali, e soprattutto quando scopro canali nuovi mi accorgo subito quando dietro c'è del vero impegno. È stato più utile di quanto potessi pensare, onestamente. Sono sicuro che anche chi usa Photoshop abbia imparato molto bene a capire quando una foto è artefatta o semplicemente quando è creata bene. La seconda cosa che ho imparato è che il mondo è pieno di persone veramente fichissime, che non avrei conosciuto se non avessi cominciato a fare video. In realtà sono tutte persone che non ho neanche mai visto, ma anche se solo virtuale, avere un contatto con loro per me è stato assolutamente positivo, piacevole e divertente. E anche interessante. Basti pensare alla serie che sto facendo adesso su Bioshock 2. Il confronto con voi è stato veramente illuminante su molti aspetti del videogioco. Questo perché in fondo la condivisione è la base stessa dell'umanità. E l'internet è uno strumento di condivisione. Potrei definirlo potente, ma non credo che renderei bene l'idea di quanto è potente l'internet. Questo però ci fa anche capire che, è vero, il mondo è un luogo freddo, crudele, inospitale, pieno di pezzi di merda e gente che ti avvelena la vita. Ma in mezzo a tutte quelle fecce, ci sono anche persone che vale la pena conoscere, scoprire e anche affezionarcisi, perché no? E infine c'è un'ultima cosa che, almeno in teoria, dovrei aver imparato da YouTube. Tuttavia, per farvi capire meglio perché quest'ultima lezione sia così importante per me, bisogna parlare un po', della persona che sta dietro la maschera di Untrackable, di me quando non sto facendo video, e soprattutto di me prima che accendessi questo, diciamo, mio piccolo falò del canale di YouTube. Ebbene, io sono una sociale della peggiore specie. Sono quel tipo di persona che alle feste odia stare in mezzo alla gente e che magari preferisce nascondersi in un angolino aspettando che la serata finisca. Sono quel tipo di persona che, se ha bisogno di un favore durante una lezione, piuttosto che andare a cercare degli sconosciuti a cui chiedere una penna, cerca di arrangiarsi da solo, anche se è una pessima idea. Ero quel tipo di persona che, quando qualcuno parcheggia in doppia fila, preferisce aspettare che la natura segua il suo corso e che la persona parcheggiata in doppia fila se ne vada dopo aver compiuto i suoi obblighi, i suoi compiti o che abbia comprato le sigarette al tabaccaio. E soprattutto, sono sempre stato il tipo di persona che non prende iniziative, di praticamente nessun tipo. Non sono mai stato molto propositivo nel mio gruppo di amici, sono sempre stato il tipo che segue quello che fanno gli altri piuttosto che proporre: ehi gente, andiamo lì che è figo, che è bello. Io non ricordo esattamente i motivi per cui ho deciso di cominciare a fare video. Nella mia mente mi dico sempre che è stato perché volevo far conoscere System Shock 2, e almeno in parte è sicuramente vero. La realtà è che, a differenza di tantissime altre cose nel corso della mia vita, aprire il canale YouTube è stata una cosa che ho fatto e basta. Non sono stato a pensare, una pessima idea, potrebbe richiedere tempo, non sono capace, non piacerò sicuramente a nessuno, dovrei passare il tempo a fare altre cose, più utili magari.
L'ho fatto e basta. È un tipo di azione che non ho mai compiuto in vita mia, salvo qualche occasionale eccezione. E con occasionale intendo che mi vengono in mente solo altri due momenti in vita mia. E grazie a quell'azione sconsiderata a cui non ho pensato, che ho fatto perché mi andava di farla, ho passato un sacco di belle ore, ho conosciuto un sacco di bella gente, ho imparato un sacco di cose, come vi ho già detto poco fa, peraltro. E soprattutto, me la sono spassata veramente tanto. Insomma, quello a cui voglio arrivare è la cosa che, almeno in teoria, dovrei aver imparato meglio di tutte le altre cose grazie a YouTube, è che tutti noi abbiamo davanti ai nostri piedi tanti piccoli falò, che però non accendiamo mai. Può essere per paura di scottarci, per pigrizia magari non abbiamo voglia, o perché pensiamo di non aver bisogno di scaldarci. Ma la realtà è che vale quasi sempre la pena accendere questi falò. Perché è vero, potremmo scottarci, ma le ustioni guariscono, e dopo essere guariti potremo andare ad accendere un altro falò. Quindi insomma, quello che sto cercando io stesso di imparare, e che spero possiate imparare anche voi, se già non l'avete imparato per conto vostro, come fanno le persone normali, e alzatevi dalla sedia e andate ad accendere quel falò. Che vada bene o che vada male, ne sarà valsa la pena. Evitate solo di provocare gli ustioni letali, oh mio Dio, vado a fuoco, oh mio Dio!